Cari amici, ecco qua il volto di Franco Battiato, neo assessore alla cultura e al turismo della regione Sicilia. Vedete com'è intitolato, cari amici, questo video? Beppe Grillo secondo Franco Battiato. Mi è arrivata ora una Edelweiss. Un amico italo-tedesco. Un italo tedesco, si chiama Luigi Voto Più Scuro, mi ha inviato questa intervista apparsa sul Huffington Post, nell'edizione italiana. Vedete, cari amici, è del 4 dicembre 2012, siamo in tempo reale, cari amici, Huffington Post, cari amici, l'edizione italiana. Vediamo un po' che cosa dice. Ringrazio l'amico Luigi Vuoto Più Scuro e l'amico italo-tedesco che mi manda queste primizie che io chiamo Edelweiss. Franco Battiato dice, cosa dice Franco Battiato? Preferisco questi giovani di Grillo che una classe politica di indagati. Accidenti ragazzi, accidenti. Lo dice Franco Battiato, neo assessore e alla cultura e allo spettacolo della Regione Sicilia, e non lo dice Serafino Massoni, che è l'ultimo arrivato, lo dice Franco Battiato, capito? Grillo pericoloso? Perché tanti dicono che Grillo è pericoloso, quanti sono quelli che mi scrivono. Grillo è pericoloso, sì, perché sentono le parole dei vecchi politici. Per i vecchi politici Grillo è pericoloso, e allora anche loro, come dei pappagalli, dicono che Grillo è pericoloso perché parlano i vecchi, capito? Parlano i vecchi, parlano. Allora, Grillo pericoloso? Dice Franco Battiato. Ma dopo tutto quello che hanno fatto questi qui, la classe politica di adesso, che facciamo? Facciamo un problema di Grillo? È tutta colpa di Grillo? Ma niente può essere peggio di quello che abbiamo visto in questi ultimi 20 anni. Preferisco questi giovani di Grillo a una classe politica dove si contano circa 150 indagati. Come mai voi giornalisti non pensate a questo? Va bene? Sì, quante volte l'ho detto questo, ma perché i giornalisti suonano la gran cassa? Tutti i giornalisti suonano la gran cassa che Beppe Grillo è pericoloso. Beppe Grillo è pericoloso, è l'antipolitica, ma che sia l'antipolitica Beppe Grillo lo dicono tutti i partiti di tutto l'arco costituzionale, capito? Tutti i partiti sovvenzionati dal pubblico erario, e lo dicono pure i giornalisti che sono anch'essi sovvenzionati dal pubblico erario o anche dalla televisione, sovvenzionata dal canone, tutti, sono una gran cassa, hanno paura. E allora siamo di fronte a una rivoluzione, ma quella di Beppe Grillo è una rivoluzione, perché ci sia una rivoluzione non c'è mica bisogno di imbracciare il fucile. E la rivoluzione può essere anche di questo tipo. Vediamo cosa dice, come continua il nostro bravo neo assessore Franco Battiato. Ehi, qua non si scherza mica, qua siamo con l'Huffington Post. Vedete, 4 dicembre 2012, tempo reale, cari amici, perché questo mio canale lavora in tempo reale. E ecco qua. Ma scusi, il caso Grillo è sempre Battiato che parla, ma scusi, e dice all'intervistatore, ma scusi, il caso Grillo le pare una cosa da poco? È diventato di colpo il secondo partito d'Italia perché è sostenuto da un popolo che crede in quello che dice. Ripeto, anche nel caso Grillo, e smettetela voi giornalisti di giudicare prima di vedere cosa farà o non farà, e preoccupatevi di chi ha fatto danni veri in tutti questi anni. E siccome si insiste, è un fenomeno pericoloso. Il giornalista intervista e dice: un fenomeno pericoloso quello di Grillo. Secondo lei è un fenomeno pericoloso Grillo che può minare la democrazia? Risponde ancora Franco Battiato: pericoloso? Ma dopo tutto quello che hanno fatto questi qui, adesso il problema è Grillo? Ma dovete smetterla di leggere il presente in questo modo, e continua.
E poi niente può essere peggio di quello che abbiamo visto in questi ultimi 20 anni. Sì, è vero, ci sono i miei video intitolati Se io fossi il Premier, sì, cari amici, vi invito ad andare a vedere il mio video intitolato Se io fossi il Premier, oppure il mio video intitolato La paga dell'onestà, che riguarda le paghe dei politici e come hanno fatto i politici a scardinare la Carta Costituzionale, la quale poveretta Carta Costituzionale si era dimenticata di stabilire le paghe dei politici, per cui i politici le paghe se le sono fatte da soli se le sono fatte, capito? E dovete smetterla. Niente può essere, preferisco questi giovani di Grillo che sono animati da una profonda onestà e da una volontà chiara di fare pulizia, che affidarmi ad una classe politica dove si contano 150 indagati e a gente che ha fatto porcherie immonde. Come mai non pensate a questo, voi giornalisti, invece di andare a fare il processo a Beppe Grillo? Ah, queste sono le interviste che mi tirano tanto su di morale, cari amici, mi tirano su di morale. Ah, Dio, che bello che è. Laughing Tom Post, cari amici, ma che bello, ma che bello. Ma che spettacolo ricevere queste notizie, cari amici, ma che spettacolo. Bravo. Bravo, neo assessore Franco Battiato, bravo, siamo in perfetta sintonia. Per cui se io sono in sintonia con Franco Battiato vuol dire che sono dalla parte giusta, va bene, ok, grazie, ringrazio tanto chi mi ha mandato questa Edelweiss, capite cari amici? Preferisco questi giovani di Grillo che una classe politica di indagati. Ah, cari, prima di lasciarvi, vi raccomando, ex novo, di nuovo, due miei video. Uno è intitolato Se io fossi il Premier e l'altro è intitolato La paga dell'onestà. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.